Basta un po' di pioggia perché il sottopasso pedonale di via Fornari si allaghi completamente. L'acqua raggiunge i 30 centimetri di altezza, rendendo impossibile il passaggio ai cittadini e causando molti disagi. Il sottopasso pedonale di via Fornari collega il quartiere di Mariconna con quello di Mercatello. Quando però piove, i cittadini sono costretti a percorrere una strada molto più lunga. Fino a qua e quindi diventa Ah, si fa proprio si fa proprio l'acquedotto. L'allagamento dipende probabilmente da un dislivello stradale nel lato di Mariconda, che dovrebbe però essere ovviato dalla presenza di un tombino visibilmente invaso dai rifiuti, e dunque probabilmente è il tombino fuori uso a causare gli allagamenti. Inoltre, l'acqua, una volta ritiratasi, lascia uno strato di fango e melma che rende pericoloso e difficile il passaggio ai pedoni. In tanti lamentano il disagio di non poter utilizzare il sottopasso ogni volta che piove, soprattutto le persone anziane, che sono costrette ad allungare i tempi di percorrenza.